Milano, febbraio 2023, sto andando a scoprire le novità di BIT, Fiera Internazionale del Turismo, che ritorna nei padiglioni di Fiera Milano City. Siamo all'interno del primo padiglione della BIT, che è quello dedicato a tutte le regioni italiane che sono qui presenti con i loro stand per presentare le proposte dell'estate 2023. Per il secondo anno consecutivo notiamo che lo stand della Sicilia è veramente uno dei più grandi. Ovviamente questo è dovuto anche al fatto che la nostra bellissima isola in questi ultimi anni ha avuto un grandissimo incremento di turisti. Alle mie spalle vedete lo stand della nostra regione Lombardia, che in effetti è molto bello e ben curato, e ricordiamo che quest'anno Bergamo e Brescia sono capitali italiane della cultura 2023. BIT ovviamente non è soltanto Italia, Borsa Internazionale del Turismo, e quindi ora siamo passati nel padiglione numero 4, dove sono presenti gli stand di tutti gli altri paesi del mondo. Quindi andiamo a scoprire quali sono le loro proposte. Cari amici, il nostro viaggio alla BIT, Fiera Internazionale del Turismo 2023, finisce qui. Quali sono state le impressioni che abbiamo tratto da questa giornata? Innanzitutto il fatto che era presente davvero tantissima gente, nonostante oggi fosse lunedì. E questo per noi sta a significare che il turismo sta veramente ripartendo alla grande al 100%. C'è tanta voglia di viaggiare e di fare nuove esperienze, sia in Italia che all'estero. Io vi ringrazio per averci seguito anche in questo video. Mi raccomando, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video su Milano e sui suoi eventi. Ciao, alla prossima!